Sono nato qui, penso che i nostri antenati, i miei compaesani, erano perlomeno delle persone obiettive perché l'hanno chiamato pianaccio, con un senso anche dispregiativo. Non abbiamo niente altro che le montagne. Quando mi succede qualcosa di un po' straordinario, diciamo, io penso sempre, per uno di pianaccio, ma che cosa dovevo fare? Ho fatto abbastanza. Ma sono tanto contento poi di essere nato qui. Anzi, devo dire che non sono mai andato via. Perdere interesse per il mondo era mortale, volevo dire, cadere. Ho l'impressione di andare avanti meglio con l'istinto che non con la riflessione. Io sento le cose, vado avanti per intuito. Ho sempre pensato che in fondo avevo avuto a che fare con Hitler e Mussolini, che un giorno intero ero stato in una stanza con un tedesco che mi teneva una pistola alla tempia. Dunque, che paura poteva farmi un ministro, un sottosegretario o un presidente del Consiglio?